Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio portarvi, praticamente ragazzi, io voglio portarvi Euro Truck Simulator 2 con la beta 1.50. Allora ragazzi, io ho iniziato a fare video su YouTube iniziando con Euro Truck Simulator 2. Poi non so se avete visto video vecchi vecchi di Euro Truck, cioè ho iniziato comunque con Euro Truck e quindi ho deciso di fare una nuova carriera insomma con Euro Truck, con la versione 1.50. Hanno cambiato veramente tantissimo ragazzi, veramente hanno cambiato veramente tanto questo gioco. Quindi oggi ci facciamo questo primo viaggio. Allora, Torino-Milano. Allora, sono 118 km. Allora, ci facciamo 480. Sono 118 km. 1000, no, aspetta, prezzo per distanza. 2650, dai. Ci facciamo Torino-Genova. 13,37 a chilometro. Allora ragazzi, che dire, praticamente ragazzi io questo gioco mi è sempre piaciuto giocarlo. Poi nonostante tutto sto giocando con il Toby Eye, che praticamente sta a destra, sinistra e posso guardare su, giù, sinistra, destra. Comunque partiamo. Che è successo? Allora, guardiamo, non so se gira bene ragazzi, spero che non passa nessuno. Vabbè ragazzi, che dire, questo gioco l'hanno migliorato veramente tantissimo ragazzi nel corso degli anni. Comunque è un gioco veramente fatto bene ragazzi, proprio reale. Poi ho deciso di non mettere modo di praticamente di motori modificati, cose. Facciamo come la realtà, dai, facciamo. Quindi guidiamo con cautela, è giusto che comunque, però comunque non mi gira molto bene perché comunque sto anche registrando, quindi un po' di scatti qua e là me li fa. Che dire ragazzi, poi sto portando anche Supermarket Simulator, lo sto portando e devo dire che sta andando abbastanza bene, sinceramente non me l'aspettavo. Poi tra un paio di giorni esce anche esce MotoGP, escono veramente tanti bei titoli. Questo suono che sentite ragazzi è praticamente ho messo l'autovelox che mi segnala se c'è qualche incidente. L'autovelox sarebbe praticamente se sto camminando e praticamente allento per evitare di prendere la multa se sono oltre il limite di velocità. Ma comunque penso che la conosce la mod si chiama Radar Detector, si mette la versione italiana o inglese come volete, poi si mette il fix più il radar detector. Io mi trovo molto bene con questa moto sinceramente. Poi ho messo anche, devo mettere lo Yara, devo mettere, che praticamente lo Yara control. Poi sto usando il tracking per vedere tutte le, faccio così e guardo specchietto. Vabbè ragazzi, comunque ci facciamo questi chilometri, spero davvero che portate
è vero, anche è bello pure fare una nuova serie su Aerotrack, perché comunque puoi vendere cani usati, tutte queste cose. Questo suono mi dice che tra un po' c'è la Dovelox, infatti rallento. Sentite qui appena arrivo vicino al coso. Che dice? Punto di pagamento del viaggio. Ridurre la velocità. Ragazzi, cioè, è qualcosa di eccezionale. Io sinceramente lo sto giocando da quando è uscita la beta, perché veramente la grafica, ma non vi dico, è qualcosa di eccezionale, la grafica. Mettiamo la freccia. Vabbè ragazzi, comunque nei prossimi giorni vi porto supermarket, vi devo portare, tra venerdì esce praticamente Toffin, vediamo se vi porto anche quello, vi porto. Per il resto, poi ho messo il navigatore Wize, quello che c'è su app Android e Apple. Vedete comunque il navigatore è un po' più diverso rispetto all'aspettativa. Comunque ragazzi, che dire, tra poco arriviamo, ci vuole la pazienza, no? Quindi avere i motori potenti non ha senso ragazzi, altrimenti che simulatore è? Quindi ci facciamo una cosa realistica, un viaggio realistico, ovviamente per poter avanzare ho messo praticamente all'inizio, incremento dei parcheggi XP, in modo che posso aumentare subito, arrivare almeno a un livello adeguato ed espandermi. Però va bene, dai, va bene così, va bene. Però ragazzi, come grafica l'hanno veramente tanta roba, hanno migliorato parecchio, veramente hanno fatto un lavoro eccezionale. Poi la SC Software diciamo che comunque fa veramente di dirlo lì, cioè lo ottimizza veramente bene per farlo girare su tutte le piattaforme comunque, no? Quindi. Mi è arrivata anche un'email, poi non sto usando il cambio d'H, non sto usando perché comunque mi pare giusto pure usare il cambio automatico, perché comunque sui camion è difficile che ci sia il cambio d'H. Ho detto vabbè dai, mo faccio una serie nuova dopo tanto tempo. Ho fatto veramente tanti video all'inizio su Eurotrack, ne ho fatti quasi 90 video su Eurotrack, quindi spero che questa nuova sequenza di Eurotrack, camion usati, cose, spero che vi piaccia ragazzi, spero. Vabbè, comunque piano piano arriviamo a destinazione, piano piano, senza fretta. Vabbè, comunque come grafica è spettacolosa ragazzi, sinceramente chapeau. Sound dei volumi del motore, quelle cose devo vedere un po' che modo posso mettere, devo vedere. E per quanto riguarda comunque la frequenza dei video, vediamo un po' come possiamo fare, vediamo se vi piace, ve lo porto più su questo. Posso fare ancora 2000 chilometri, vabbè, piano piano ragazzi arriviamo a destinazione senza fretta. Anche devo andare a Genova, intanto ho dimenticato di mettere il navigatore, ma lo metto la prossima volta. Dicevo io che mancava qualcosa. Acqua d'acqua.
infatti adesso ho messo il limite di velocità per auto, per camion ragazzi, altrimenti veramente ovviamente tirerò i camion sulla loro velocità di punta. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati a destinazione. Devo girare a destra. Giustamente devo andare a Genova. Punto di pagamento del viaggio. Ridurre la velocità. Quasi arrivati senza nemmeno un incidente, va bene così, dai. Diciamo che comunque avendo questa visuale con il Tobi, ragazzi, è qualcosa di eccezionale. Però l'unica cosa è che quando registro comunque mi faccia un po' di lag, però ci sta, dai. Purtroppo ragazzi ci sta. Ripeto ragazzi, all'inizio userò, cioè come primo video userò il XP per praticamente aumentare subito i valori, cioè aumentare l'esperienza, poi dal prossimo video solamente 1000 punti, sempre con una mod, poi vi faccio vedere le mod che tengo installate la prossima volta. Adesso dove lo vuole? Lo vuole veramente probabilmente stranamente. Fino a dove della parte delle due? Lancia. È complicata sta cosa. Aspettate un attimo, eh? Non è qua. Sì, qua forse. Sì. Oh, questa ragazzi. Qui è. Dove c'è la striscia bianca lo vuole. E allora, io uso questa telecamera perché veramente mi trovo comodissimo. Allora. Gira. Ragazzi, anche il documento di camion, spero che l'audio si senta bene, spero che sia qui. Allora, ok, qui vediamo. Ho fatto veramente un bel po' di XP. Vabbè, come lancio va bene, giusto per livellare poco ragazzi.
Ok, adesso d'ora in poi praticamente non userò più XP Extra come mod. Io giusto per fare un lancio super rapido. Allora, vediamo un po' come possiamo organizzarci. Facciamo così. Facciamo così, guarda. Vita economica, così almeno. Allora, la banca ancora non l'ho sbloccata. Cambi usati, concessionari, rivenditore, catalogo. Novità camion. Vediamo un po', ragazzi. Sì, mo ci facciamo un altro viaggio. Però prima di fare l'altro viaggio, devo praticamente togliere la mod. Quella che mi dà XP particolari. Non mi dire che si è bloccato il gioco, dai. Cavolo. Ok, si è sbloccato. Molto bene. Allora, ci facciamo subito un altro viaggio. Vediamo. Ora sono a... ovviamente devo fare sempre lavoro dipendente da Genova. Voglio andare, usiamo lo Scania a Milano, va? Tanto sono 180 km. Vabbè ragazzi, facciamo così. Con questo primo video, introduzione sulla nuova serie di Eurotruck Simulator, ci lasciamo qui. Spero che il video, ragazzi, vi sia piaciuto. Come sempre, ragazzi, vi chiedo, se volete, iscrivetevi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Un saluto a tutti da StepGames. Ciao ragazzi, ai prossimi video. Ciao!